Buongiorno. Ciao a tutti, siamo Due di Fiori, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo in treno, sono le 7 qualcosa di sono mattina. Presto. Sono molto presto, sì. 7.34. Primo giorno di vacanza speso alla grande, direi. Stiamo andando via, cioè stiamo partendo. E, comunque vi racconteremo tutto dopo quando avremo fatto colazione. Saremo un po' rinsapiti. Piacerà un accendino. Piacerà un accendino. Posso averlo uno di entrare oppure no? No, ora. Piacerà un accendino. Eccoci. Beh, siamo arrivati lì. Siamo da arrivati lui. A Livorno. Siamo arrivati da lui. Noi aspettiamo che passi. È tipo un carro armato. No, dai, è lunghissimo. Non finisce, guarda. Allora, siamo arrivati a Livorno centrale. Livorno centrale. Città bellissima. Siamo già, in come avete già, visto c'è già puzzo di pesce tra l'altro. Siamo in compagnia, come avete visto, sì, in treno non abbiamo fatto grosse riprese perché non ci stava niente di saliente e ora dove andiamo? Forse sulla spiaggia direttamente. Dovremmo andare sulla spiaggia se quindi tempo. Se è bel tempo dovrebbe forse piovere un'oretta, ve l'abbiamo detto. Lo spengo sulla chitarra. Saluta Bad Boy. Veramente brutto come la tua faccia. Come la tua? Questa se l'ha cercata. Allora siamo in direzione mare. Arriveremo prima o poi al mare. Sì, c'è cioè, tipo sono 2 km 20 minuti di strada anche lui c'ha parecchia strada da fare. Guarda che sto bello. Qui fanno i parcheggi, siccome la gente, abbiamo visto che la gente parcheggiava direttamente sul marciapiede, ci hanno fatto le strisce proprio sul marciapiede, fai vedere le strisce sul marciapiede. Lo fanno. Quindi viva i pedoni. Viva Livorno. Questa dovrebbe essere la piazza principale di Livorno. Molto affollata. Sì, c'è molta gente. Che tempo città fa provincia, ve ne rendete conto? Che schifo. Okay. Si vede l'acqua che okay. Queste sono le fogne di Livorno. Ora mi casca dentro. Che brutto. Non è, so se è un. È altissimo, è un. Non so se è, è tipo. Impressionante. Cioè, tipo un fiume o sono fogne? Secondo me sono le fogne. A parte le fogne della piazza principale è difficile. Però adesso su non si sente neanche puzzo, quindi vediamo. L'ultima di pianino sul treno, la sai? No. Nemmeno io perché ero sul Puma. Piglialo, piglialo, dove lo piglieresti? No, alla fermata o Finocchio! Eccoci nella seconda piazza più grande di Livorno. Probabilmente Firenze ovunque, aspetta magari senza lampione. Ancora lampione, schema dei medici, tipo dappertutto. Ora perché dobbiamo far vedere che siamo acculturati perché stiamo studiando scuola lavoro, stiamo studiando la storia Palazzo Pitti e dei medici. Proprio loro. Comunque seconda piazza. Seconda piazza di Livorno. Forse abbiamo trovato dove mangiare. Col cazzo mangiamo. McDonald's. E niente, stiamo andando ancora verso il mare. Verso il mare, non la strada non è finita. È passata mezz'ora dalla ripresa di prima e ancora stiamo andando no, mezz'ora verso il mare. Bella. Dai, quattro mori, simbolo quattro di mori, simbolo di Livorno. Simbolo di Livorno. Perché Livorno è una città di libertà, infatti c'è anche la storia di Livorno. I mori erano schiavi. I mori erano schiavi che sono stati accolti e hanno dato vita alla città di Livorno. Qui ci sarà tipo la sigla di Super Quark. Di sicuro. Sì, c'è il peggio vento. Siamo arrivati al mare, che è laggiù. Ora guardiamo nello specifico. E guarda che colpo d'occhio. Cosa? Cosa? Il porto. Ah, vabbè, quello dovrebbe essere il porto. Il famigerato porto di Livorno. Spero che troveremo un posto per appartarci. Io ho la chitarrina dietro. Lei pure. Temperatura? Stabile. Circolo nautico Livorno. Sì, siamo a questo piccolo deposito di barchini. Barchini. Perché ci stanno per su una barca. No, c'è Liveri, c'è gentilmente. Oh! Orpitato sul barcone.
Eccoci. Oh Cristo, so. Sarà il mal di sarà del mal di mare. Dai, qua brutto. Sì, uno rischia di cadere in terra. Guarda che roba. Oh 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 oh. Ma che barconna. Che barco. Oddio, ma belloccio. First 285. Grazie Libe. Ed eccoci finalmente. Sicuramente non sentirà praticamente niente. Terrazzone. Onde di anni luce. Io addirittura molle. Ehi. Oh, ciao fra. Non si sentirà niente. Non si sentirà niente, sì, ho già detto. Cos'è quell'isola 8 laggiù? È l'isola 8. L'isola 8 di Livorno. Di Firenze, sì. Ma è chi? È molle! Però è molto carino comunque. Sì, non è malaccio. Grande Alessia! Brava! Brava! A volte mi cascano bombe. Tipo questa. Buongiorno a tutti, siamo il Duo di Fiori. Buongiorno a tutti, siamo il Duo di Fiori, siamo al mare, siamo a Livorno e De Voia. Siamo a Livorno, questo è il trio di fiori, eccolo. Siamo in tre di fiori e siamo a Livorno e nulla. Nulla. Ora proseguimenti. Avrò il cubo. Questi sono 4 e 5 di fiori. E nulla. Ciao belli, ci si vede. Siamo al Mac con la pizza e il ventaglio. Sì, perché ciao ragazzi. Abbiamo preso in 4. Siete mitici. Abbiamo preso in 4 la pizza, gli altri hanno preso qui da mangiare il Mac. Quindi siamo giustamente al e Mac. Niente, mangiamo e poi torniamo. Questa è una grande tradizione perché anche alla stazione sempre c'è gente con la pizza, anche alla stazione. Sì, sì, sì. Giusto. Teniamo accesa la fiamma della pizza al me. Ciao ragazzi. Con le mani. È un po' storto. Ah no, è dietro, è storto, ok. Però non ti si vede, ti si vede da qua in giù. E che Cristo. Non si può far fare. No, non lo fare, capi. Ok, bravo. Non lo fare, non ce la fai. Mettiti lì. Perché non stampi. Così lo provo, i rossi. Vai, no, sì, bravo idiota. Mettilo qua. Ma peggio muori. Non sta a fare una foto, fra. Vai Rossi! Ma sta registrando? Sì. Sì. No. È il contrario, 21 e 31 secondi. Ma che tu dici? Mettiti lì! Rossi. È controluce però! Oh, è controluce! Ti sfondi tutto! Ti spacchi la testa, Rossi! Fallo! Ma da lì è gigantesco, ma da qui non sembra. Chi è controluce? Sei controluce! Ma poi che cazzo me ne frega? Scusa! No, ma non lo devi fare! Prova bene! Ma ci si vede o no? Mettiti lì? Ma vuoi saltare anche sul lato? Ti taglio un pezzettino di capo a piccino. No, dico per quanto riguarda la luce. Ti ho detto sei contro luce. Quindi non mi si vede. No. Allora siamo. Ma perché? Come fa a piovere qui, scusa? No, ora si vede. C'è l'ombrello. Ora si vede l'ombrello. Pubblia acqua, attenzione. Allora, abbiamo trovato. Non credo si veda comunque. Si vede? Sì. Ok, abbiamo trovato. L'unica spiaggia presente. Ciao, meme! Due Federico Fiorini. Un giro di 5 km. Abbiamo trovato la spiaggia più vicina al centro. Abbiamo preso il bus e ora sono tutti qui accanto a fare il capannello e piove. E quindi qui si stanno ammazzando. Stanno su YouTube. Sì. Mamma. Taglierà malissimo. Ciao mamma. E va nell'Africa. Divertitissimissimi. Sì, abbiamo giocato un po' sulla spiaggia. Giusto, non abbiamo
non abbiamo documentato i... Vabbè, non c'era molto da documentare. A parte il mare, cioè ribadisco che la mia impressione su questo posto è carino. Sì, mare è spiaggetta brutta. Mare spiaggevole. Mare molto spiaggevole. Ora in teoria stiamo aspettando il bus che ci riporterà alla stazione, ci riporterà a Firenze, dove prenderemo il treno e ci riporterà a casa. No, il treno non a casa, il treno in realtà a Rufina. Sì, esatto. Da Rufina prenderemo un genitore. Io prenderò un genitore. Bravissimi, raga! Questi ci arrofano. Dai, cazzo, non sono serio. Sul serio? Aspetta. Seriamente? Buongiorno. Allora, siamo a Livorno alla dopo stazione. L'ennesima interruzione di ritorno. Non abbiamo fatto per niente né magia né cose varie per adesso. Abbiamo solo suonato un po', infatti ci siamo portati appresso la chitarra praticamente tutto il giorno. Sì. Sembravamo dei pendolari artistici. A un certo punto c'è stato un'esibizione. Vabbè, insomma, abbiamo esibizione. E niente, ora riprendiamo. Facciamo i biglietti. Se riusciamo ad arrivarci al treno lo prendiamo, perché siamo distrutti. Gente morta. Sì, se la gente si scava in terra. Forse in treno scapperà qualcosa di più interessante. Speriamo. Ci guardano male. Ci guardano male. Non sono abituati a avere gente di questo calibro. Di questo calibro. Tra cui lui. Tra cui lui. L'occasione per farvi vedere una tecnica che sto studiando, che è il bluff pass, e quindi ve la faccio vedere. Allora, quindi il controllo è questo: bisogna lo spettatore, medesimo, meco, mi dici stop quando vuoi, stop, prendi. Carta. Ce l'ha essere? Bella carta. Ce l'ha essere? Sì. Posso cambiarla? No. Sicuro? Sì. 100%. Quindi vinci. E poi ovviamente. Beh, questa era una variazione. Il controllo principalmente è questo. E poi c'è una variante che è proprio. Il Savio Spade della chiamata proprio stanno facendo casino. Controllore? Sì. Il Savio Spade della chiamata Super Bluff Pass, roba del genere. Comunque, ovviamente è questo. Dimmi stop di nuovo. Stop. Prendi. Dai. Sì. Allora lui per compensare ovviamente cosa farà? Faccio sparire. Beh, sparisci te. Faccio una piccola soldo. Vale il soldo. Bello, bello, bello. Sperando che torni. Sto mescolando. Che vuol dire sperando che torni? Che non so se l'hai messo bene. Dai. Sta ancora mescolando? Special time, non ci sarà il cronometro perché ci sta praticamente, no?
e perché probabilmente sarebbe un tempo irrisorio. Che vuol dire? Ok, partita la solda, attenzione. Trambusto, incredibile. E spari un pezzo. Ma tempo record. Ecco, attenzione, arriva il controllore. Ora ci fa un culo una casa. Veloce, 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 veloce. Rieccoci qui, allora il vlog è finito come avete capito. Giochi fatti, stiamo... Sì, avevamo, in realtà avevamo già fatto una ripresa, cioè questa scena già doveva essere stata fatta. Era già stata fatta. Era già stata fatta in parte, poi come successe a Montecatini in treno... Inevitabilmente la videocamera si è spenta. Quindi oggi è il 3 aprile, il giorno in cui probabilmente uscirà questo video. E stiamo... analizzando un po', sì, diciamo, volevamo un po' commentare così in generale a freddo, diciamo. È stata, cioè, ormai sì, veramente a freddo. Sì. È stata una bella giornata, ci siamo sicuramente divertiti, una giornata piena, sì, dalla mattina presto alla sera tardi, quindi... mentalmente distruttiva, perché su questo, cioè, sicuramente anche fisicamente più che altro, sì. E, però sì, abbiamo fatto poca magia e poco cubo, come abbiamo già detto, però insomma c'è stato, abbiamo lasciato alla fine due clip in cui parliamo appunto di questo. E speriamo che abbiate apprezzato, che sia questo format, diciamo. Sì. Io ho molto lottato per le bande, sì, per le bande da film sopra e sotto. Vediamo un po', dai, vabbè. Il risultato, se vi sono piaciute, non so se sarete arrivati a questo punto del video, se vi sono piaciute, sì, ditecelo, fatecelo sapere. Un video un po' lungo, però sicuramente pieno dall'inizio alla fine. Sì, sì, speriamo appunto che sia piaciuto. Abbiamo lasciato anche delle parti che magari erano un pochino più movimentate, più sì, divertenti, sì, sì, non sì, proprio di vlog, però comunque è anche quello il bello. Insomma, speriamo che vi siano piaciute, vi abbiano fatto ridere comunque. Come al solito trovate tutto in descrizione, quello che vi può risultare utile, dai social. Ai link utili per iniziare sia col cubo che con le carte. E niente, ci vediamo come al solito martedì prossimo con un nuovo video. Ciao a tutti. Livorno è la mia città. Forza Pisa!